Benissimo, siamo arrivati al secondo anno di preparazione al bicentenario della nascita di Don Bosco. Ogni anno, come sapete, c'è un, un tema. Lo scorso anno il tema era la storia di Don Bosco e il testo di riferimento suggerito dal Rettore Maggiore è stato questo, le memorie dell'oratorio di San Francesco di Sales dal 1815 al 1855. Una lettura della storia che Don Bosco fa attraverso una... Come dire, un filtro che è quello della interpretazione profonda degli eventi per dare ai suoi salesiani un messaggio, ai suoi figli e alle sue figlie. Quest'anno il tema invece è quello dell'accento sulla pedagogia, sull'educazione, sulla proposta formativa che Don Bosco fa ai giovani. E il testo di riferimento è un testo che racchiude tre libri di Don Bosco: La vita di Domenico Savio, La vita di Michele Magone e La vita di Francesco Besucco, tre ragazzi. Formati all'oratorio di Valdocco di cui parleremo oggi appunto. L'accento è posto sull'aspetto pedagogico perché eh, questi ragazzi, eh, que queste vite, le vite, i profili biografici di questi ragazzi vengono scritti da Don Bosco proprio per proporre ai giovani un modello di vita cristiana e di ideale giovanile e nello stesso tempo offrire agli, agli educatori, ai formatori una traccia. Una serie di suggerimenti pedagogici interessanti e noi le vogliamo quest'anno leggere in questa prospettiva. Perché sono così importanti queste vite? Notate che la prima, la Vita di Domenico Savio, esce in prima edizione nel 1859 nella collana delle Letture Cattoliche, che era iniziata nel 1853-54, quindi aveva già un'esperienza Don Bosco in questa collana notevole, la collana prevedeva un libretto, un piccolo libro per ogni mese, quindi 12 libri al mese, scritta in un italiano semplicissimo, eh, molto curato, ma semplice, adatto al popolo e ai giovani. E appunto il popolo e i giovani di Centro Popolare erano i destinatari di questa, eh, di questa biografia. È una biografia che ha una fortuna immediata. Noi abbiamo, possediamo nell'archivio centrale salesiano le fatture, eh, perché per le prime tre edizioni Don Bosco pubblica dall'editore Paravia, che era l'editore in quel momento delle letture cattoliche. 3.000 copie nel 1859, questa era la tiratura in quel momento delle letture cattoliche. Subito se ne fa una ristampa perché si esaurisce, nel 1860 5.000 copie. Si esauriscono entro l'anno 1861 5.000 copie e poi Don Bosco, dal 62 in poi, può usufruire di una propria tipografia perché fonda appunto a Valdocco la tipografia e la scuola tipografica e continuano le edizioni. In tutto, Don Bosco cura personalmente sei edizioni. L'ultima edizione è del 1880, e però è stereotipa, cioè riprende la quinta edizione del 1878. In ogni edizione. In questo, come negli altri testi, quello del Magone e quello del Besucco, Don Bosco si preoccupa di curare attentamente il testo, cioè aggiunge sempre qualcosa, corregge, rifila, ma non per fare un testo letterario, per rendere più chiaro il suo pensiero e nello stesso tempo più leggibile, più comprensibile ai destinatari di queste biografie edificanti, di queste vite. Pensate che nella seconda edizione del Savio, nel 1860, Don Bosco aggiunge addirittura un capitolo in più. Quindi ci lavora continuamente. Queste, queste biografie, eh, Dunque, la, dicevo, Don, eh, Domenico Savio esce nel 1859, La vita di Michele Magone esce in prima edizione nel 1861, La vita di Francesco Besucco nel 1864. Dunque a distanza di 150 anni, perché noi dobbiamo leggere ancora queste biografie? Beh, in, intanto perché esprimono in prima persona il pensiero di Don Bosco, ma soprattutto raccontano in qualche modo la sua esperienza. Sono un'efficacissima illustrazione narrativa delle sue convinzioni, della sua pratica educativa. Don Bosco non racconta soltanto dei ragazzi, ma parla della loro formazione precedente, del loro inserimento a Valdocco. A un certo punto lui stesso, il narratore, entra in scena come personaggio del racconto. Qui sta l'interesse inter, di queste biografie. Sono documenti pedagogici ma nello stesso tempo spirituali, come vedrete leggendole, molto importanti perché ci esprimono Don Bosco e rappresentano la pratica educativa, diciamo formativa nel senso più ampio della parola, di, del Don Bosco dei primi 20 anni di attività. Presentano poi tre ragazzi diversi tra di loro molto radicati nella cultura del loro tempo, erano ragazzi di ceto popolare, sensibili a, al, al, al clima che alleggiava in quel contesto storico, quindi un romanticismo, ma di ceto popolare, sensibili alle istanze dei ceti popolari. Sono ragazzi connotati da grande freschezza, grande vivacità, grande apertura di spirito e nello stesso tempo da grande capacità di riflessione. Don Bosco li mette in scena così e ne presenta soprattutto la determinazione e lo slancio generoso. Sono discepoli, discepoli docili di un maestro, anzi di più maestri, perché non c'è solo Don Bosco, ci sono i genitori, ci sono i maestri, ci sono i cappellani, ci sono i parroci, il caso di Bezuco, per esempio, mette in luce il ruolo determinante del parroco, il suo parroco, il parroco di Argentera, questo paese ai confini con la Francia, in Piemonte, in provincia di Cuneo, circa i 2000 metri di altezza. Mettono in scena dunque discepoli e maestri in dialogo tra di loro, educatori dedicati, affettuosi, ai quali, come appare da queste biografie, si deve gran parte del successo educativo di questi ragazzi, ma anche ai ragazzi perché accolgono con un animo aperto e collaborano con questi loro educatori. Noi troviamo in queste biografie gli elementi essenziali per comprendere il cuore del messaggio educativo di Don Bosco e anche del suo metodo. Innanzitutto qui appare in modo molto evidente come la religiosità è il centro unificante e vivificante di tutto il cammino formativo. La religione sta veramente al centro. Poi si nota chiaramente l'insistenza, la sottolineatura di quanto sia importante la comunanza di vita paterna e fraterna tra educatori e allievi. Emerge dunque un modello educativo che presenta anche un certo tipo di educatore totalmente dedicato ai suoi educandi, in rapporto affettivo intensissimo con loro, paterno con loro. E poi eh, in questo ambiente educativo, in questo percorso formativo così raccontato, si vede l'intreccio dinamico tra amore, letizia, impegno, spirito di sacrificio, dedizione coinvolgimento attivo dei giovani non soltanto nella loro formazione ma nella comunità educativa con ruoli e compiti importanti e lo spazio strategico lasciato al loro protagonismo come giovani che non soltanto sono recettori di educazione o soggetti passivi di educazione ma anzi soggetti attivissimi di educazione per sé e per i compagni. Dunque una sintesi pedagogica matura. Eh, profonda, interessante e vivace, anche se fatta in forma narrativa, dell'esperienza educativa di Don Bosco. Scusate, vi ho fatto vedere le memorie dell'oratorio, ma è questo il testo. E in questo senso noi dobbiamo affrontarle. Vengono chiamate biografie edificanti, gli specialisti le presentano come tali. Edificare vuol dire far crescere, edificanti vuol dire... Insomma, proposte di vite esemplari, forse un po' troppo stilizzate, dove emergono soprattutto gli aspetti positivi, vengono messi tra parentesi gli aspetti di vita quotidiana meno, meno importanti e secondari, perché l'obiettivo è quello di presentare dei modelli esemplari di vita. Però non sono solo questo, perché sono proprio storie di vita, racconti di vita. La vita quotidiana, la vita quotidiana di uno studente dell'Ottocento nell'ambiente educativo di Don Bosco emerge in tutta la sua concretezza attraverso gli aneddoti, i racconti dei quali Don Bosco si serve per presentare questi modelli. Ma sono anche dei documenti di carattere autobiografico, di grande efficacia rappresentativa perché, come vi dicevo poco fa, Don Bosco entra in azione e quindi eh, in qualche modo si espone in prima persona in queste biografie. Perché leggere oggi, a distanza di 150 anni, queste biografie? E' certo che queste biografie sono scritte in un contesto culturale, sociale, molto diverso dal nostro. Quei giovani non sono affatto i nostri giovani. Noi stessi adulti, quando leggiamo queste biografie, ci accorgiamo della distanza, della distanza siderale, si potrebbe dire, tra quel contesto e il nostro contesto. Ma comunque queste biografie si devono leggere, innanzitutto perché sono un prezioso documento di vita salesiana, un discorso che Don Bosco fa sull'esperienza di questi tre protagonisti che è riservato ai lettori del suo tempo, ma ai lettori di ogni tempo, a lettori attenti, attenti perché attraverso, di queste, attraverso queste biografie noi possiamo intanto entrare... Nel suo mondo interiore, nel suo modo di vedere le cose, di sentire le cose, entrare nel suo ambiente educativo attraverso il racconto, accedere in qualche modo alle sue pratiche educative, al suo modo di relazionarsi con i ragazzi, alle sue visioni, alle sue preoccupazioni e capire anche, ed è una cosa interessante, quanta fiducia Don Bosco ha. Riponesse nelle risorse dell'animo giovanile perché in questi tre casi noi abbiamo veramente una rappresentazione interessantissima della fiducia, dell'ottimismo, della, eh, della dedizione totale di Don Bosco a questi ragazzi perché vede in loro delle risorse. Quindi, non c'è soltanto l'importanza dell'educatore che pure emerge, emerge come strategica, ma c'è anche l'importanza del far leva sulle risorse interiori, intellettuali, morali, spirituali dei suoi giovani. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo, vanno lette perché sono in qualche modo lo specchio di un certo umanesimo, un umanesimo plenario che oggi meriterà veramente riconsiderare. È una affascinante cultura dello spirito che la patina del tempo, e la si sente in queste biografie, i tempi sono mutati, il linguaggio stesso, l'italiano usato da Don Bosco si risente del contesto ottocentesco, la patina del tempo non è riuscita comunque ad offuscare questa affascinante cultura dello spirito, questo umanesimo plenario, perché restituiscono nella loro semplicità, non sono scritte per gli adulti, non sono scritte per i processi di beatificazione, non sono scritte per i pedagogisti, sono scritte per presentare in modo semplice dei modelli ai ragazzi, ma restituiscono tutto un afflato morale, una tensione, un entusiasmo educativo, un'attenzione pastorale ed educativa da parte degli educatori, ma nello stesso tempo un'attenzione morale perfettiva. Un anelito profondo da parte degli stessi giovani. Qui noi, contemplando questo umanesimo integrale, questa realtà, questo umanesimo plenario, dicevo, questa realtà umana di educandi e di educatori, possiamo imparare molto, soprattutto oggi di fronte alla mediocrità, al disincanto che caratterizzano il nostro contesto educativo e la nostra realtà sociale. E in terzo luogo vanno lette perché queste biografie sono espressione di una, di una proposta formativa ben delineata, ben connotata nel tempo, che non è soltanto una proposta educativa elaborata nell'Ottocento, a metà Ottocento, per ragazzi dell'Ottocento, per educatori dell'Ottocento, ma porta in sé un aspetto carismatico, che è quello che connota la famiglia salesiana e che va estrapolato dal contesto del tempo per coglierne tutta la potenzialità carismatica. Quindi c'è una proposta formativa, una metodologia educativa, una spiritualità. Che sembra molto lontana dal mondo. Dal, dal dal contesto giovanile di oggi, anche dal contesto salesiano nel quale lavoriamo, lontana per lo scarto temporale, lontana per la scomparsa di quella tensione morale, ideale che caratterizzava la gioventù dell'Ottocento, ma che tuttavia resta importante per questa forza carismatica, profetica che contiene, per questi stimoli di cui è portatrice e per i salutari sommovimenti, potrei dire, interiori, che può suscitare nella nostra coscienza di educatori oggi di fronte ai problemi giovanili. Come leggerle? Eh beh, la, e questo è un problema. Come leggere queste biografie? Intanto vanno lette con curiosità e con affetto, con rispetto. La curiosità è quella eh, dei, dei discepoli che vogliono risalire in qualche modo come un esploratore le, sor, le, le correnti di un fiume per arrivare alle sorgenti di questo fiume che è partito da lontano e che arriva fino a noi e abbeverarsi all'acqua fresca di queste sorgenti e contemplare il luogo dove nasce tutta questa esperienza, quindi la curiosità di chi vuole andare a vedere cos'è stato all'inizio e queste tre biografie lo rappresentano, ma ci vuole anche l'affetto, l'affetto dei figli e delle figlie per la memoria di un padre amato, per l'eredità spirituale e pedagogica, per il patrimonio di esperienza e di sapienza che egli ci ha lasciato anche attraverso il racconto e poi il rispetto. È il rispetto col quale Don Bosco stesso si mette di fronte a questi ragazzi come confessore, come confidente, come amico, come padre, come insegnante, rispettando la loro unicità, la loro umanità, la loro diversità l'uno dall'altro, la loro tipicità e eh, la loro intimità ardente, giovani anime tutte protese nella loro semplicità a. a, a a raggiungere i vertici della perfezione umana e cristiana, questo era il loro ideale, e raccoglierne le confidenze, i propositi, contemplarne in modo stupito i progressi. Quindi affetto, curiosità, rispetto, ma vanno anche lette, e oggi è importante, con apertura mentale, con attenzione e con sensibilità. Ci vuole apertura mentale, anzitutto onestà intellettuale, e abbandono di ogni pregiudizio, a, a cominciare da quell'insidioso senso di superiorità culturale che spesso traspare nelle ricerche sull'esperienza religiosa del passato, quella che definiamo popolare o devozionale, o questa superiorità che noi moderni abbiamo nei confronti del passato che vediamo un po' espresso in forma ingenua. No, ci vuole apertura mentale, bisogna. Spogliarci, come fa l'antropologo di fronte a una cultura, a un popolo primitivo, spogliarci di tutti i nostri pregiudizi, di nostri schemi, umilmente immergerci in questa cultura, coglierne la, come dire, la coerenza interna e all'interno di questa coerenza imparare che cosa Don Bosco ci sta dicendo. Quindi ci vuole attenzione. Ci vuole studio accurato del testo, ci, capire come è organizzato, capire come sono i possibili livelli di lettura e di interpretazione, le allusioni che Don Bosco pone qua e là ad aspetti più profondi. Quindi richiede anche un, un approccio avvertito e accompagnato da qualche strumento di studio. E poi ci vuole la sensibilità per accostarci in modo empatico, simpatico ai personaggi, entrare nel loro pathos, nella loro sensibilità, ascoltare le ripercussioni del racconto sul nostro spirito, anche se i tempi, dicevamo, sono molto diversi, A essere attenti alle ragioni di Don Bosco, ai diversi accenti che Don Bosco pone qua e là in, in conclusione. Queste vite non sono soltanto, come dire, dei... dei dei, dei piccoli ritrattini, dei monumenti all'adolescenza, del buon tempo passato, dell'Ottocento, delle miniature deliziose dell'ambiente educativo dell'oratorio nella sua fase carismatica, costituiscono anche una mediazione efficace per entrare in quel mondo e coglierne i livelli profondi, validi sempre a livello carismatico, lasciandoci condurre per mano dal narratore, lasciandoci istruire da lui. Queste biografie sono state molto importanti nella storia salesiana, la più nota è quella di Domenico Savio che ha avuto una grande eh, risonanza immediata, vi accennavo alle varie edizioni e poi anche non immediata successiva grazie appunto alla fama, alla diffusione della figura di Domenico e poi ai processi di beatificazione e di canonizzazione che giungono nel 1954 alla proclamazione di Domenico Savio Santo degli Adolescenti e che nella storia della Chiesa hanno aperto un nuovo percorso alla santità adolescenziale, ecco il primo santo adolescente non martire che viene canonizzato nella storia della Chiesa. Domenico Savi ha avuto un impatto fortissimo non soltanto all'interno dell'opera salesiana, ma anche all'esterno, e continua ad averlo anche all'esterno, come modello di adolescente santo e come stimolo per gli educatori. Meno noto, ma comunque simpatico e conosciuto, è il cenno biografico su Michele Magone di Carmagnola, ragazzo di Carmagnola, ragazzo che sapete Don Bosco incontra per un puro caso alla stazione di Carmagnola durante una sosta nell'attesa di un treno per tornare a Torino. Ed è un ragazzo che appare più immediatamente simpatico perché più naturale, meno forzato, prodotto eh, così spontaneo di una realtà sociale. È orfano di padre, già quando nasce il padre era morto, il padre muore mentre la madre lo attende. E la madre fa la sarta, deve lavorare per mantenere una famiglia numerosa, non può seguirlo, è un ragazzo vivace, intelligente, sbrigliato, un leader naturale che cresce nella strada e nel momento più critico si incontra con Don Bosco e questo incontro è decisivo. Quindi in questa biografia emerge in modo molto più chiaro il ruolo di Don Bosco e dell'ambiente educativo, quindi ci interessa molto di più. Ed è eh, la meno lontana questa biografia dall'immagine media dei giovani che possiamo avere anche oggi. Del tutto sconosciuta, almeno in questi ultimi tempi, è la vita di Francesco Besucco, Il pastorello delle Alpi. Questo è il titolo di questa vita. Perché? Ma, da una parte, perché c'è una una, la vita è divisa in due momenti. I primi 15 capitoli rappresentano la vita al paese e sono prolissi perché sono frutti in gran parte della testimonianza del parroco, il quale invece di scrivere a Don Bosco soltanto una lettera con alcuni aneddoti come hanno fatto per esempio gli insegnanti di Domenico Savio e altri, e prende un quadernone e scrive eh, pagine, 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 raccogliendo tutto quello che può ricordare o quello che può cogliere dai parenti, dai genitori, dai fratelli, dalle sorelle, dai compagni di, di scuola di, di Besucco e lo presenta a Don Bosco. Ma il parroco di Argentera che si chiamava Don Pepino. E Francesco Pepino, il parroco di Argentera, era abbonato alle letture cattoliche e queste letture cattoliche arrivavano lassù sulle montagne. Francesco Besutto, Besucco aveva letto la vita di Domenico Savio e aveva letto la vita di Michele Magone e quindi in qualche modo si era preparato, si era immedesimato in questi ragazzi e desiderava ardentemente di andare a Valdocco. Lo stesso Don Pepino. Leggendo queste biografie, in qualche modo aveva fatto sua la visione di Don Bosco, e in questi capitoli io ho confrontato, per poter fare l'edizione, il testo originale del manoscritto di, del parroco di Don Pepino, il parroco di Argentera, con il testo di Don Bosco. Possiamo dire che, tolta qualche correzione, qualche cancellatura. Don Bosco ha preso quasi alla lettera il testo del parroco perché si è ritrovato all'interno di questo testo. Quindi questa prima parte un po' prolissa, un po' legata al contesto montanaro del tempo e anche la figura che può sembrare un po' sempliciotta è un montanaro che va a pascolare le pecore, le capre, Besucco, ha una mentalità un po'... Arcaica, forse questi sono i motivi che ce l'hanno, come in qualche modo, resa estranea. Anche se il grande Don Alberto Caviglia, il primo editore degli Scritti di Don Bosco, commentando questa vita, la trova estremamente interessante, nonostante le riserve su questa prima parte, perché la vede come documento costruttivo della pedagogia spirituale e morale del santo educatore. Scrive l'autore più che in ogni altro libro, scende alla teoria espone oltre al racconto le sue idee con l'espressa intenzione di insegnarle ai lettori e poi aggiunge che nel 1864 il tempo della prima edizione della scrittura del testo da parte di Don Bosco, Don Bosco si trovava al termine della sua autoformazione pedagogica e della sua esperienza educativa e pastorale con idee ormai definitivamente formulate, quindi Caviglia coglie questo ed è vero. Però sentendo anche amici che hanno letto questa vita dopo l'edizione, in questi mesi che, che ci separano dall'edizione della vita, noto che la difficoltà nella lettura della vita continua. Tuttavia la nostra sensibilità culturale attuale ci permette in qualche modo anche di apprezzare da un altro punto di vista, non dal punto di vista narrativo, la prima parte di quest'opera, perché è tutta centrata sul ruolo educativo della famiglia sul ruolo educativo della parrocchia il parroco è padrino di battesimo di Besucco ha un ruolo importantissimo nella formazione di questo ragazzo e sul ruolo avuto dal maestro di scuola, un maestro di villaggio in queste pluriclassi di montagna quindi c'è come dire, accanto al modello dell'educazione oratoriana fatta in ambiente salesiano, c'è una descrizione più accurata del contesto educativo, familiare, parrocchiale, scolastico, paesano che preparano questo ragazzo ad inserirsi benissimo nell'ambiente edu educativo eh, di Valdocco. E il caso anche di Domenico Savio, anche se non è molto descritto il ruolo degli educatori nei capitoli iniziali della vita di Domenico Savio, ma Domenico Savio si incontra con Don Bosco. Don Bosco rimane stupito delle meraviglie, come scrive qui sopra, che la grazia aveva già operato in così tenera età in quel cuore di ragazzo. La grazia è l'azione educativa della famiglia e dell'ambiente in cui è cresciuto. Quindi questi due ragazzi ben formati si inseriranno a Valdocchio in modo molto attivo, recettivo e pronto, mentre con Michele Magone ci sarà da parte di Don Bosco lo sforzo per creare le condizioni di un processo educativo che prima non c'è stato, di un cammino educativo. Che, che nei, nei, nei due ragazzi precedenti era già stato fatto. C'è anche un altro elemento che può rendere interessante la vita di Bezucca, ed è l'elemento antropologico, perché emerge un villaggio alpino staccato dal mondo con la sua vita, le sue usanze, la sua sensibilità umana, religiosa, le, le su le, i suoi sentimenti, la sua povertà, la sua ricchezza di umanità. Per, dal punto di vista antropologico, è un, un, un testo abbastanza interessante. Queste vite vanno collocate nel loro contesto. In questo primo intervento io vi presento un po' l'ambientazione generale di questi scritti. E il contesto di queste vite è il contesto dello sviluppo dell'opera di Don Bosco. Domenico Savio arriva a Valdocco nel 1854 e la biografia di Besucco Francesco esce nel 1864. In questi dieci anni avviene tutto. Avviene intanto lo sviluppo dell'oratorio inteso come. Casa annessa all'oratorio, cioè convitto, scuola, si sviluppa la scuola artigianale, soprattutto si sviluppa la scuola umanistica, cioè il, il ginnasio all'interno di Valdocco. E, e diciamo prende la prevalenza il numero degli interni sugli esterni dell'oratorio. Quindi c'è un passaggio determinante. Don Bosco in questi anni si forma i suoi collaboratori e alla ricerca dei collaboratori possiamo dire che la scelta di Potenziare il ginnasio eh, è motivata, tra le altre cose, non soltanto dalla preoccupazione di offrire l'opportunità a ragazzi di ceto popolare povero ma capaci, intelligenti, di poter studiare gratuitamente per realizzare il loro sogno e quindi contribuire a dare alla Chiesa delle vocazioni, alla società degli ottimi cittadini, anche tra i ceti popolari, non soltanto degli ottimi operai ma anche degli ottimi come dire, impiegati, eccetera, perché questi sarebbero andati poi nel ceto medio e quindi collaborare in questo modo alla trasformazione della società in un momento in cui si fa l'unità nazionale, si crea la nazione, ma in, eh, Don Bosco è anche alla ricerca di collaboratori per, il suo, per la sua istituzione che intanto nella sua mente va ampliandosi, ampliandosi come si ampliano gli orizzonti che lui ha e la percezione che ha del problema giovanile a livello non solo più cittadino di quartiere, ma a livello di chiesa, di società italiana, di Europa e poi di mondo intero. Sono gli anni in cui si arriverà progressivamente, passo dopo passo, alla fondazione 1859, proprio l'anno dell'uscita della biografia di Domenico Savio, alla fondazione della società salesiana. E quindi si apriranno, si metteranno le premesse di quegli sviluppi. Che porteranno in tutto il mondo questo modello. Perché i collegi fondati da Don Bosco, le missioni, le scuole professionali e artigianali, gli oratori, i centri giovanili, insomma, l'opera salesiana esporterà in tutto il mondo il modello educativo e formativo che Don Bosco delinea attraverso queste tre biografie. Quindi sono anni molto importanti questo è il contesto interno. Il contesto esterno è un contesto: Altrettanto importante perché in questi anni noi abbiamo una progressiva riforma della scuola che va progressivamente accentrata nel controllo da parte del governo, il governo accentra il controllo sulla scuola e progressivamente laicizzata. Si toglie cioè il predominante influsso della religione e quindi anche del clero, della Chiesa, sulla formazione dei giovani e si sposta progressivamente l'accento sulla formazione del cittadino laico in clima liberale, quindi una progressiva eh, laicizzazione della scuola con l'esclusione dell'influsso dei valori religiosi e morali cattolici dalla scuola. Ora Don Bosco sente, il mondo cattolico sentono molto fortemente questo passaggio, per cui Don Bosco capisce che è giunto il momento, siccome questa eh, diciamo laicizzazione della scuola, riorganizzazione della scuola sabaudo e poi italiana, perché questo modello verrà esportato col Regno d'Italia a tutta Italia raggiunge il suo vertice nel 1859, proprio l'anno dell'uscita della vita di Domenico Savio, con la legge Casati di riforma della scuola che mette le basi della scuola italiana che terranno fino al periodo del fascismo, cioè fino alla, alla legge gentile del 1923. Don Bosco coglie questo movimento, in questo movimento di riforma della scuola... C'è anche un concomitante, accanto a questo movimento, un concomitante movimento di tensione all'istruzione da parte del popolo. Il popolo sente il bisogno di accedere agli studi superiori, elementari, leggere, scrivere, far di conto, le nozioni base, ma anche superiori, perché sente che attraverso l'istruzione elementare, media e superiore si può riscattarsi e quindi entra, riscattarsi da una situazione secolare, contadini per secoli dipendenti, operai, artigiani per secoli. I primi a studiare sono questi ragazzi che attraverso la scuola accedono, fanno un passo sociale ulteriore. Don Bosco coglie tutto questo e quindi la preoccupazione è che tutto questo avvenga la promozione cioè culturale dei giovani di ceto popolare avvenga in un clima liberale e lo tocca e allora attraverso la scelta di sviluppare la scuola salesiana non più come solo oratorio, come solo laboratorio, ma come scuola umanistica per la formazione delle leve del futuro e la scelta di presentare dei modelli educativi adatti ai tempi nuovi, ai giovani dei tempi nuovi e agli educatori dei tempi nuovi, vengono a coincidere e, e questo è il contesto all'interno del quale si eh, pubblicano queste biografie. Dunque, que tutto questo contesto ci permette di, eh, come dire, di capire l'importanza, anche l'impatto che queste biografie hanno avuto all'esterno e all'interno dell'opera salesiana in questi contesti e possiamo anche in qualche modo valutarne la fecondità e la portata. Nello stesso tempo, oltre al modello educativo, questa visione cristiana dell'educazione c'è anche la proposta di una spiritualità raffinatissima, modernissima potremmo dire per quei tempi ed è la spiritualità che viene rappresentata nel percorso formativo di questi ragazzi di cui parleremo nell'ultimo incontro. Ecco, io concludo qui la presentazione generale, nel prossimo incontro cercherò di fare, ecco, dare delle linee per la interpretazione di queste vite, prima partendo dal ruolo che Don Bosco ha avuto nei confronti di questi ragazzi, quindi che modello di educatore e di relazione educativa emerge attraverso queste vite e poi nell'ultimo incontro appunto su alcuni elementi emergenti per presentare il modello formativo, la spiritualità educativa che Don Bosco propone attraverso l'esperienza di questi ragazzi. Abbiamo detto che i destinatari di queste vite erano i giovani dell'Ottocento, i compagni di Domenico Savio, di fatti o di Besuco Francesco o di di Michele Magone, Don Bosco inizia proprio con una lettera dedicatoria, giovani carissimi, voi mi avete più volte domandato di scrivervi qualche cosa intorno al vostro compagno Savio Domenico, al vostro compagno e qui Don Bosco dialoga in queste vite come destinatari immediati direttamente con i compagni di Domenico Savio, i compagni di Michele Magone nell'ambiente educativo di Valdocco. Questi erano i destinatari di primo livello, ma Don Bosco sapeva benissimo che queste biografie non erano stampate e date unicamente ai ragazzi, ma erano divulgate, ecco dicevo nel 1859, 3.000 copie, divulgate attraverso la collana delle letture cattoliche, quindi raggiungevano un po' gli angoli del, del, della nazione, quella piemontese in quel tempo, la Liguria, il Piemonte, la Valle d'Aosta. Arrivavano anche a un certo punto c'è stata una traduzione per la fortuna che ebbero queste letture cattoliche, una traduzione in francese quindi arrivavano anche in Savoia e uscivano anche dai, dai confini dello Stato piemontese in quel tempo, andavano anche altrove. Don Bosco lo sapeva. Dunque i giovani carissimi a cui fa riferimento sono immediatamente i ragazzi di Valdocco, ma anche tutti quei ragazzi, soprattutto gli allievi di scuola elementari o studentini come Domenico Savio, Magone e Besucco, che accedevano allo studio del latino e che come loro provenivano dai ceti popolari e stavano studiando per costruire la loro vita e il loro futuro. Questi sono i destinatari immediati, ma poi eh, si vede tra le righe in modo abbastanza chiaro che Don Bosco fa riferimento anche agli educatori, che sono destinatari di secondo livello, ma sempre presenti nella mente di Don Bosco quando compone queste biografie. Tanto è vero che non soltanto li porta in scena come testimoni, perché fa parlare il maestro, fa come testimone della vita di Domenico Savio, fa parlare il papà e la mamma, fa parlare il parroco di questi ragazzi, ma anche dialoga con loro, per esempio, nel capitolo quinto, nel capitolo terzo della vita di Michele Magone, dopo la conversione di Michele Magone, lui si sofferma e fa una riflessione sul modo in cui Magone ha vinto la sua situazione di crisi e ha messo a posto. La sua situazione interiore attraverso la confessione si ferma nel capitolo terzo e parla della, della, della confessione, terzo, quarto capitolo. Fa la sua confessione, comincia a frequentare i sacramenti, capitolo quinto. Una parola alla gioventù: in questo capitolo, Don Bosco si rivolge ai giovani per spiegare come Magone è riuscito a a fare questo balzo di qualità, a passare dal tormento alla gioia, alla pace del cuore. Ma nella seconda parte del capitolo si rivolge agli educatori, ai confessori, a coloro che hanno responsabilità della gioventù. E questi accenni agli educatori, che ci dicono come Don Bosco li avesse sempre presenti, anche in piccoli tratti, sono sparsi qua-là in tutte e tre le biografie. Questi erano i destinatari, collocati in un contesto storico ben preciso. Oggi la situazione è diversa. I giovani, quei giovani non ci sono più, ci sono i nostri giovani, quegli educatori non ci sono più, ci siamo noi, non è solo un modo di dire, perché la cultura, le visioni, le esperienze, la sensibilità, le situazioni sono radicalmente diverse da quelle dell'Ottocento. Quindi, eh, come dire, oggi non possiamo dare in mano ai nostri ragazzi queste biografie che avevano tanto effetto in quel tempo. Abbiamo delle testimonianze sull'effetto per esempio che la lettura della vita di Domenico Savio ha avuto sui lettori del tempo, i testimoni, i processi di beatificazione di Domenico Savio, ma anche molti autori eh, di quel contesto dicono «quando io da ragazzo lessi questa vita, questa vita mi impressionò fortemente e fu determinante». Oggi, questo non può, anzi, la lettura di questi testi così come sono, visto lo scarto culturale, potrebbe avere addirittura un influsso negativo, presentare un'immagine negativa di questi ragazzi e i nostri giovani. Ci vuole una mediazione. Ci vuole una mediazione interpretativa e questa mediazione la devono fare gli educatori, cioè, secondo me, i destinatari principali oggi di questi testi non sono più i giovani, ma gli educatori che si vogliono ispirare al metodo di Don Bosco. E che hanno il compito di approfondire criticamente il messaggio di Don Bosco in queste biografie, coglierne il modello, il nucleo centrale, vivo di questo modello, e ritradurlo, ripresentarlo ai giovani del nostro tempo, ma soprattutto ritradurlo in azione educativa, in presenza educativa, in slancio, in amore educativo. Ci vogliono delle chiavi educative per leggere, scusate, delle chiavi interpretative per leggere queste biografie e le chiavi interpretative possono, le poniamo noi, alcune le pone l'autore stesso. Se io leggo le introduzioni, cioè queste lettere dedicatorie, e gli epiloghi delle tre vite, vedo che Don Bosco calca la mano su determinati aspetti e, e quindi indica la via eh, per leggere queste biografie ai lettori del suo tempo e questa è una strada interessante. Molto interessante. Oppure posso prendere l'indice di queste biografie e attraverso l'indice capire la struttura che Don Bosco dà a queste biografie e cercare di, attraverso la struttura, di interpretare il messaggio in senso globale. Faccio un esempio molto semplice. Guardate come struttura la vita di Domenico Savio. Capitolo primo, patria, indole di questo giovane, suoi primi atti di virtù. Capitolo secondo, morale condotta tenuta in Morialdo bei tratti di virtù sua frequenza alla scuola di quella borgata. Capitolo terzo È ammesso alla prima comunione, a parecchio, cioè preparazione, raccoglimento e ricordi di quel giorno. Capitolo 4. La scuola di Castelnuovo Dasti, episodio edificante, savia risposta ad un cattivo consiglio. Capitolo quinto, sua condotta nella scuola di Castelnuovo Dasti, parole del suo maestro. Capitolo sesto, scuola di Mondogno. Domenico si trasferisce con la famiglia in tre paesi diversi, successivamente sopporta una grave calunnia. Capitolo VII, prima conoscenza fatta di lui, il primo incontro tra Don Bosco e Domenico. Curiosi episodi in questa congiuntura. Capitolo VIII viene all'oratorio di San Francesco di Sale, suo primo tenore di vita. Fin qui noi notiamo che Don Bosco utilizza un procedimento narrativo di stile cronologico. Si va, si segue il crescere. Di Domenico, nei vari ambienti in cui la famiglia si sposta e coi vari maestri fino all'incontro e all'inserimento in Valdocco. Poi sentite, viene all'oratorio di San Francesco di Sales, suo primo tenor di vita. Capitolo 9. Studio di latinità, curiosi incidenti, contegno nella scuola, impedisce una rissa, evita un pericolo. Capitolo 10. Sua deliberazione di farsi santo. Capitolo 11. Suo zelo per la salute delle anime, 12, episodi e belle maniere di conversare con i compagni, 13, spirito di preghiera, devozione verso la madre di Dio, il mese di Maria, 14, frequenza ai santi sacramenti della confessione e comunione, eccetera, eccetera. Cioè cambia completamente il registro, si passa dal registro cronologico al registro tematico, una serie di temi distribuite in capitoli e quindi questi capitoli sono costruiti con una serie di aneddoti attorno al tema portante, allo studio, alla pietà, alla devozione mariana, alla carità verso i compagni, alla decisione di farsi santo, poi più avanti alla mortificazione dei sensi, alle amicizie di Domenico Savio e fatti speciali, grazie soprannaturali, per arrivare finalmente alla malattia. E qui negli ultimi capitoli segue la malattia, si riprende il registro cronologico. La, la malattia dà l'addio la, ai compagni, lascia l'oratorio, va a casa, andamento della malattia, ultima confessione, riceve il viatico, ultimi momenti e preziosa morte, annuncio della morte, si segue di nuovo il, il procedimento cronologico, compositivo cronologico. Se noi seguiamo l'indice, vediamo appunto che vengono messe in luce, come abbiamo visto nel procedimento tematico, una serie di temi. Prendiamo per esempio la vita del pastorello Besucco Francesco. I primi 15 capitoli rappresentano la vita precedente, poi la venuta a Torino, l'incontro, eh, tenore di vita nell'oratorio, primo trattenimento, primo incontro con Don Bosco e poi sentite i capitoli. Capitolo 17, allegria. Capitolo 18, studio e diligenza capitolo 19, la confessione, 20, la santa comunione, 21, venerazione al Santissimo Sacramento, 22, spirito di preghiera, eccetera, eccetera. C'è tutto il procedimento tematico, però se io lo guardo attentamente vedo che questo è una proposta, è una proposta di vita. Si tratta di elementi caratterizzanti del modello formativo ed educativo dell'oratorio, della spiritualità o della pedagogia spirituale che Don Bosco mette in atto, contenuti, contenuti importanti di questa formazione di questa educazione quindi si potrebbe anche qui fare e potete farla molto utilmente una lettura attraverso questi contenuti privilegiati oppure a noi interessa molto per esempio cercare altre chiavi di lettura per esempio che relazione educativa viene descritta tra l'educatore e il ragazzo? In particolare, che tipo di rapporto si instaura? Come Don Bosco si colloca nei rapporti di questi ragazzi? A me pare che questa sia una eh, lettura estremamente interessante. E, e allora vi proporrei eh, così un esempio di lettura. Per mettere in luce la relazione, il tipo di relazione educativa che avviene tra Don Bosco e questi ragazzi. Intanto troviamo uno schema che in qualche modo si ripete in tutte e tre le biografie. Cioè i ragazzi sono diversi, anche il tipo viene descritto in modo molto diverso, le storie sono un po' diverse, ma lo schema compositivo è lo stesso. Abbiamo innanzitutto un accenno, a volte molto lungo come nel caso di Bezucco, a volte cinque capitoli come nel caso, quattro capitoli di Domenico Savio, sette capitoli scusate, e a volte niente come nel caso di Magone perché è ridotta ad una lettera di raccomandazione del viceparroco, non si parla della vita precedente, ma vita precedente, incontro con Don Bosco, inserimento nell'ambiente dell'oratorio, secondo incontro con Don Bosco. Crisi, per tutti e tre i ragazzi avviene un momento critico che è diverso, ogni ragazzo ha una sua crisi specia speciale, vedremo, soluzione della crisi, questa soluzione porta i ragazzi a riorganizzarsi attorno ad un nuovo modo di vedere se stessi, la vita, ad una spiritualità nuova e parte una qualità di vita superiore, quindi abbiamo quello che viene dopo, una vita completamente rinnovata e poi si arriva alla morte, perché questi muoiono giovani per motivi proprio clinici del tempo, insomma non c'erano medicine, bastava un'influenza in quel tempo che una bronchite si trasformava in bronchopolmonite e in polmonite si partiva. Lo schema su per giù è lo stesso. Allora io vorrei seguire eh, nel tempo che abbiamo in questo secondo incontro leggere i testi per seguire come Don Bosco entra in rapporto con questi ragazzi. Prendiamo il primo incontro, il primo incontro con Domenico Savio. Chi ha questa edizione può seguirlo a pagina 53 e pagina 54. Don Bosco si trova al Becchi ai Becchi, cioè al suo paesello nativo, me, con un gruppo di ragazzi per fare le vacanze autunnali. Il maestro di Mondonio, Don Cugliero, gli ha raccomandato questo ragazzo e Don Bosco si mette d'accordo col maestro, mandami il ragazzo e il suo padre ad incontrarmi lunedì mattina, il primo lunedì di ottobre, che io sono qui con i ragazzi. Sentite. Era il primo lunedì di ottobre di buon mattino, allorché vedo un fanciullo, accompagnato da suo padre, che si avvicinava per parlarmi. Il volto suo ilare, l'aria ridente ma rispettosa, trassero verso di lui i miei sguardi. Sentite come Don Bosco, in poche battute, ci dà una raffigurazione anche fisica e morale del ragazzo. Con questa, accenni appena il volto suo ilare, l'aria ridente ma rispettosa e poi gli sguardi di Don Bosco che è sempre attratto dalla singolarità delle persone, curioso di umanità. Chi sei? gli dissi, onde vieni, io sono, rispose Savio Domenico di cui le ha parlato Don Cugliero, mio maestro, e veniamo da Mondonio, un paese a pochi chilometri dai becchi. Allora lo chiamai da parte e messici a ragionare dello studio fatto, del tenor di vita fino allora praticato, siamo tosto subito, entrati in piena confidenza, egli con me, io con lui. Qui non viene riportato il dialogo, ma il padre viene lasciato da parte, si prende il ragazzo, Don Bosco non vuole disturbi perché è un educatore attento al ragazzo, entra, si messici a ragionare. Il verbo ragionare non indica la L'esercizio razio, del raziocinio intellettuale. È un verbo che nel, nel linguaggio popolare di Don Bosco, che usava il linguaggio piemontese, cioè il dialetto piemontese, rasune vuol dire parliamo insieme, io parlo con te, tu con me, dibattiamo, vediamo da varie angolature, da vari punti di vista, un problema. Quindi notate che nel, nel, nel trattatello sul sistema preventivo, Don Bosco dice che questo sistema si fonda tutto su ragione. Religione e amorevolezza, ma questa ragione non è soltanto l'esercizio della razionalità, ma è la dialogicità, il dialogo, la, l, eh, il, il dialogo educativo tra, edu, tra giovane ed educatore. Messici ragionare siamo tosto entrati in piena confidenza io con lui, egli con me. Questo è l'obiettivo del primo incontro creare quelle condizioni di piena fiducia reciproca, di conoscenza reciproca, perché il dialogo è stato fatto su lo studio portato avanti fino a quel momento, il tenor di vita, cioè lo stile di vita fino allora praticato. Don Bosco cerca di far parlare il ragazzo di sé per capirne un po' la storia, poi si documenterà con le lettere degli insegnanti, del parroco, eccetera, ma vuole che il ragazzo racconti se stesso. L'obiettivo è quello della conoscenza ma soprattutto quello della intimità, della confidenza, della far cadere le diffidenze, far cadere eh, quelle barriere che possono rendere difficile il rapporto. Voi capite che partire bene in un rapporto educativo in questo modo significa mettere le basi per la piena fiducia reciproca. Entrati in piena confidenza, egli con me, io con lui. Poi qui Don Bosco si ferma e fa la diagnosi della situazione. Conobbi in quel giovane un animo tutto secondo lo spirito del Signore e rimasi non poco stupito considerando i lavori che la grazia divina aveva già operato in così tenera età. Don Bosco rimane stupito constatando la ricchezza spirituale di questo ragazzo. Dopo un ragionamento, sentite la parola, eh? ragionamento alquanto prolungato, prima che io chiamassi il padre mi disse queste precise parole. Ebbene, che gliene pare? Mi condurrà a Torino per studiare. Questo è il problema, la preoccupazione di Domenico. Poter studiare per diventare sacerdote. La famiglia è poverissima non potrebbe farlo. Allora è lì. Perché una, lo vedremo per Magone, lo vedremo per Besucco, una delle cose più importanti per Don Bosco nel primo incontro è capire il ragazzo, creare una comunione con lui, cogliere un suo grido di aiuto, un suo bisogno e stendergli la mano non soltanto per entrare in simpatica relazione, ma anche per far capire che io sono qui per aiutarti a risolvere il tuo problema. Ecco la risposta di Don Bosco, che tra l'altro è un elemento interessante per capire il metodo, perché Don Bosco non risponde mai a domanda se non con una risposta che stimoli il ragazzo a guardare oltre. La risposta non è diretta, sì, ti porterò a Torino. Don Bosco dice, mi pare che ci sia buona stoffa. Domenico, a che cosa può servire questa stoffa? A fare un bell'abito da regalare al Signore. Questo discorso Don Bosco lo può fare a Domenico, visto il livello spirituale di cui si è reso conto. E Domenico risponde da par suo, perché è un ragazzo intelligente e fine, dunque io sono la stoffa, ella ne sia il sarto, dunque mi prenda con lei e farà un bell'abito per il Signore. C'è qui un affidamento. Domenico ha capito. Non si tratta soltanto di studiare, ma si sì, ecco, mi prenda, faccia quel che vuole di me. C'è un affidamento. Don Bosco però è concreto, perché questo era il suo metodo, guardava tutto il ragazzo. Domenico appare, lo dice nelle pagine precedenti, piccolino, mingherlino, debole di salute. Io temo che la tua gracilità non regga per lo studio. La vita di Valdocco era durissima, la vita degli studenti. Non tema questo, risponde Domenico. Quel Signore che mi ha dato finora sanità e grazia mi aiuterà anche per l'avvenire. E adesso Don Bosco cerca di capire qual è la proiezione, perché il ragazzo vuole studiare, ma quando tu abbia terminato lo studio del latino, che cosa vorrai fare? Risposta, se il Signore mi concederà tanta grazia, desidero ardentemente di abbracciare lo Stato ecclesiastico. Risposta di Don Bosco. Bene. Ora voglio provare se hai abbastanza capacità per lo studio. Prendi questo libretto, era un fascicolo delle letture cattoliche, piccolino, eh, con paginette alte così, di quest'oggi studia questa pagina, domani ritornerai per recitarmela. Perché? Perché questa prova non si fida dalle, della, come dire, della raccomandazione del maestro? Perché Don Bosco non vuole avviare allo studio, al lavoro, ragazzi che non, o non hanno la salute o non hanno le qualità? Eh, creerebbe, degli, dei, dei, insomma, dei, sarebbe un fallimento. E quindi vuole avere tutti gli elementi per dire bene questo ragazzo me ne faccio carico, ha le capacità, è ben motivato, può fare e riuscire bene. Questa era la sua tecnica. I salesiani hanno usato questa tecnica per molti anni quando soprattutto accoglievano nel, ne, nelle loro case gratuitamente o quasi gratuitamente i figli del popolo. Mai prendere ragazzi che non possono fare un certo cammino oppure viste le loro capacità orientarli verso quella scelta di vita e di formazione di base che può dare loro veramente una competenza artigianale, professionale che gli permetta di vivere poi in modo indipendente. Ciò detto, lo lasciai in libertà di andarsi a trastullare, a giocare con gli altri compagni, indimi posi a parlare col padre. Passarono non più di otto minuti quando, ridendo, si avanza Domenico e mi dice: Se vuole, recito adesso la mia pagina. Presi il libro e, con mia sorpresa, conobbi che non solo aveva letteralmente studiato la pagina assegnata, ma che comprendeva benissimo il senso delle cose in essa contenute. Buona memoria e buona intelligenza. Bravo, gli risposi: Tu hai anticipato lo studio della tua lezione e io anticipo la risposta. Sì. Ti condurrò a Torino e fin d'ora sei annoverato tra i miei cari figli. Comincia anche tu fin d'ora a pregare Dio affinché aiuti me e te a fare la sua santa volontà. Guardate che interessante. Don Bosco, sì, generosamente, ti condurrà a Torino. C'è una specie di adozione paterna. Sei annoverato tra i miei figli. E c'è di nuovo questo gesto di far alzare lo sguardo a Domenico. Ciò che conta non è fare il prete o no. Ma fare la volontà di Dio, finora comincia anche tu a pregare il Dio affinché aiuti me e te a compiere la sua santa volontà. Questo è il cuore di tutto. E questo discorso può farlo chiaramente Domenico. La tecnica di far alzare lo sguardo e guardare oltre al problema, alle, alla situazione, eccetera. Che cosa conta? Vedete come qui, in un piccolo racconto, posso fare livelli di lettura che sono quello del racconto, della vicenda, o quello educativo, quello ancora più profondo, di carattere spirituale. Continua, non sapendo egli, Domenico, come esprimere meglio la sua contentezza, la sua gratitudine, mi prese la mano, la strinse, la baciò più volte, e infine disse: Spero di regolarmi in modo che non abbia mai a lamentarsi della mia condotta. C'è la riconoscenza, c'è soprattutto la promessa. Don Bosco ha conquistato il cuore di questo ragazzo e il ragazzo si impegna a fare bene. Proviamo a leggere il primo incontro con Magone, è interessante leggere queste cose in modo parallelo per vedere come alcuni elementi sono comuni, mentre come dire, cambia il tipo di ragazzo e il tipo di attenzione che ha Don Bosco nei confronti del ragazzo, quindi il tipo di argomento che utilizza. In questo libro, che esce per la prima volta nel 1861, abbiamo un Don Bosco molto maturo che scrive veramente bene. Sentite questo incipit del primo capitolo: se non è veramente una specie di, come dire, sceneggiatura cinematografica. Don Bosco è un narratore essenziale ma efficacissimo. Una sera di autunno, io ritornava da Sommariva del Bosco, che è una cittadina vicino a Bra, nel Cunese, e giunto a Carmagnola. Dovetti attendere oltre un'ora il convoglio della ferrovia per Torino. Già suonavano le ore 7. Il tempo era nuvoloso, una densa nebbia risolvevasi in minuta pioggia. Queste cose contribuivano a rendere le tenebre così dense che a distanza di un passo non sarebbe si più conosciuto uomo vivente. Il fosco lume della stazione lanciava un pallido chiarore che a poca distanza dello scalo perdevasi nell'oscurità. Soltanto una turba di giovanetti con trastulli e schiamazzi attraevano l'attenzione, o meglio assordavano le orecchie degli spettatori. Le voci di aspetta, prendilo, corri, cogli questo, arresta quell'altro servivano ad occupare il pensiero dei viaggiatori. Ma tra quelle grida rendevasi notabile una voce. Che distinta alzavasi a dominare tutte le altre, era come la voce di un capitano che ripetevasi dai compagni ed era da tutti seguita quale rigoroso comando. Tosto, subito, nacque in me vivo desiderio di conoscere colui che, con tanto ardire e tanta prontezza, sapeva regolare il trastullo, il gioco, in mezzo a così svariato schiamazzo. Colgo il destro cioè l'occasione, che tutti sono radunati intorno a colui che la faceva da guida e di poi con due salti mi lancio tra di loro. Tutti fuggirono come spaventati. Uno solo si arresta, si fa avanti e appoggiando le mani sui fianchi con aria imperatoria comincia a parlare così. È interessantissimo questo incipit perché ci descrive l'ambiente autunnale, la nebbia, il fosco lume della stazione, erano lumi a, a gas. O a petrolio, che facevano una luce appena appena, e crea il clima e poi sentiamo il sonoro, le voci di questi ragazzi. E tra queste voci, la voce che si alza come quella di un capitano e la curiosità dell'educatore che vuol capire chi è questo qua, perché Don Bosco è attratto dai leader. Lui sa che un leader può essere un leader positivo o un leader negativo e che preso al momento giusto e ben educato un giovane può diventare veramente una risorsa per la società. Un leader positivo, altrimenti può non solo rovinare la propria vita, ma diventare negativo per tanti altri. E allora si butta con questa strategia. Pensate in quel contesto, un prete con la veste nera, il soprabito, che era visto un po' come il tutore dell'ordine pubblico: in qualche modo i preti richiamavano quando si bestemmiava, erano staccati un po' dalla gente. Quindi lui si butta in due salti in mezzo ai ragazzi quando sono tutti attenti attorno a questa voce, a questo comandante. Tutti scappano ma rimane il personaggio. Qui vedete come Don Bosco sa delineare la personalità di questo ragazzo. Forte, sfottente, sentite il, il dialogo con le mani sui fianchi, ce lo presenta. Chi siete voi che qui venite tra i nostri giochi? Io sono un tuo amico. Che cosa volete da noi? Voglio, se ne siete contenti, divertirmi e trastullarmi con te, con i tuoi compagni. Ma chi siete? Voi non vi conosco. Te lo ripeto, sono un tuo amico. Desidero fare un po' di ricreazione con te, con i tuoi compagni, ma tu chi sei? Dietro a questo insomma, dialogo sintetizzato qui c'è il dialetto e naturalmente anche la, insomma, la sfacciataggine di questo magone che non parla certamente in modo così raffinato, possiamo immaginare lo stile un po' popolaresco e forse anche Volda. Chi sei tu? Tu chi sei? gli chiede Don Bosco. Io chi sono? Io sono, soggiunse con grave e sonora voce, Magone Michele, generale della ricreazione. Siamo in tempi di guerra, c'è stata la, la seconda guerra di indipendenza, in tempi in cui si sta facendo l'unità nazionale progressivamente, quindi c'è l'infattuazione popolare, soprattutto giovanile, per la guerra, per i generali, per i soldati. Mentre facevansi questi discorsi, gli altri ragazzi, che un panico timore aveva dispersi, ci si avvicinarono. Dopo avere vagamente indirizzato il discorso ora agli uni, ora agli altri, volse di nuovo la parola a Magone e continuai così. Don Bosco stempera la tensione, salutando uno, salutando quell'altro, chiedendo il nome a un altro, e poi sentite con quale tono si rivolge a Magone: "Mio caro Magone, quanti anni hai?". Mio caro. Intanto si usa il cognome perché in quel contesto si usava il cognome e non il nome. Era segno di rispetto, ma questo caro dice la tonalità affettiva e in qualche modo cosa era capitato in quell'incontro. Prima l'ostilità, la diffidenza e adesso una si sta aprendo un canale comunicativo affettivo. E il ragazzo risponde perché la domanda è semplice: Ho oh 13 anni, vai già a confessarti? Oh, sì, rispose ridendo. È chiaro che un prete poteva fare quelle domande e lui ride. Poi vedremo nel racconto che non va a confessarsi. Sei già promosso alla Santa Comunione? Sì, che sono già promosso, ci sono già andato. Hai tu imparato qualche professione? Perché l'età era quella in cui i ragazzi passavano dalla scuola elementare al lavoro: 13 anni, 12 anni, 14 anni. Ho imparato la professione del far niente, è arguto, è simpatico. Ma finora, che cosa hai fatto? Sono andato a scuola. Che scuola hai fatto? Ho fatto la terza elementare. Hai ancora tuo padre? No. Mio padre è già morto. Hai ancora la madre? Sì, mia madre è ancora viva e lavora a servizio altrui e fa quanto può per dare del pane a me e ai miei fratelli. Che la facciamo continuamente disperare? Che cosa vuoi fare per l'avvenire? Beh, bisogna che io faccia qualche cosa, ma non so quale. Questa. Interessante questo dialogo, sapete, perché Don Bosco sta facendo l'anamnesi, la storia di questo ragazzo, come ha fatto con Domenico Savio. Si fa raccontare, cerca di capirlo il tipo, il, dal colloquio, il carattere, ma anche la storia precedente. E qui si ferma, come aveva fatto con Domenico Savio, a fare la sua diagnosi. Questa franchezza di espressioni unita ad una loquela, a un modo di parlare, ordinata e assennata, fecemi ravvisare, prevedere, un grave pericolo per quel giovane qualora fosse lasciato in quel modo abbandonato. D'altra parte, sembravami che se quel brio e quella indole intraprendente fossero coltivati, egli avrebbe fatto qualche buona riuscita la onde, dunque, Ripigliai il discorso così. Cioè, Don Bosco fa, si fa una sua diagnosi sulla situazione e dice: No, qui se lo coltivo fa una buona riuscita. Ha già deciso di farsene carico educativo. E riprende il discorso. Mio caro Magone, gli sta tendendo la mano. Tu hai volontà di abbandonare questa vita da monello e metterti ad apprendere qualche arte o mestiere oppure continuare gli studi? Ma sì, che ho volontà, rispose commosso. Qui è crollato lo strafottendo. Qui viene fuori l'animo dell'orfanello che sta trovando un padre finalmente davanti a sé, che si prende cura di lui. E questa potenza affettiva di Don Bosco che non si limita a dire ti voglio bene, ma che aiuta come fa un padre, che si fa carico. Ma sì che ho volontà, rispose commosso. Questa vita da dannato non mi piace più. Alcuni miei compagni sono già in prigione, io temo altrettanto per me. Ma che cosa devo fare? Mio padre è morto, mia madre è povera. Chi mi aiuterà? Sentite il vero grido, il vero bisogno, il vero problema. Questa sera, risponde Don Bosco, fa una preghiera fervorosa al Padre nostro che è nei cieli. Mio padre è morto, chi mi aiuterà? Il Padre nostro che è nei cieli, prega di cuore, spera in Lui, Egli provvederà per te, per me e per tu. In quel momento la campanella della stazione dava gli ultimi tocchi, io dovevo partire senza dilazione. Prendigli dissi, prendi questa medaglia, domani vada a Don Riccio e digli, e, e digli che il prete, il quale te l'ha donata, desidera delle informazioni sulla tua condotta. Prese egli con rispetto la medaglia. Ma qual è il vostro nome? Di quale paese siete? Don Riccio vi conosce. Queste ed altre cose andava domandando il buon Magone, ma non ho più potuto rispondere, perché essendo giunto il convoglio della ferrovia, dovetti montare in vagone la volta di Torino. Non ho più potuto, non ho più voluto, perché l'arte di Don Bosco è anche quella di creare attesa. Vedete cosa è avvenuto? È avvenuto un incontro imprevisto: l'educatore si avvicina, si crea una situazione di tensione, l'educatore cerca di creare un ponte, di lanciare un ponte di intesa, apre un canale comunicativo di fiducia, come ha fatto con Domenico Savio ad altri livelli, e in cui non soltanto conosce il ragazzo, il ragazzo si fida di questo educatore, di questo prete che gli tende la mano, ma si crea l'attesa, il desiderio di saperne di più, la riconoscenza per quello che Don Bosco ha fatto. E di fatti nel capitolo successivo, il secondo, sentite la reazione o la conseguenza di questo incronto. Incontro, non avere potuto conoscere il prete con cui aveva parlato. Fece nascere in Magone vivo desiderio di sapere chi egli fosse. Quindi, invece di aspettare l'indomani, si recò immediatamente da Don Arriccio raccontando con enfasi le cose udite. Il viceparroco era compagno di seminario di Don Bosco, compreso ogni cosa e nel giorno seguente mi scrisse una lettera in cui dava giusto ragguaglio delle meraviglie riguardanti la vita del nostro generale. Scriveva. Il giovane Magone Michele è un povero ragazzo orfano di padre. La madre, dovendo pensare a dar pane alla famiglia, non può assisterlo, perciò, egli passa il suo tempo nelle vie e nelle piazze con i monelli. Ha un ingegno non ordinario, ma la sua volubilità e sbadataggine l'hanno fatto licenziare più volte dalla scuola. Tuttavia, egli ha fatto abbastanza bene la terza elementare, che era il grado massimo allora di obbligo scolastico. In quanto alla moralità io lo credo buono di cuore, di semplici costumi, ma difficile a domarsi. Nelle classi di scuola o di catechismo è il disturbatore universale. Quando non interviene tutto è in pace e quando se ne va fa un beneficio a tutti. L'età, la, la povertà L'indole, l'ingegno lo rendono degno di ogni caritatevole riguardo. Egli è nato il 19 settembre del 1845. Così, come dire, Don Bosco integra le notizie con quelle date dal viceparroco. Ecco, vedete le dinamiche di questo incontro. Ora il tempo è volato, siamo arrivati alla fine del secondo incontro. Provate a fare lo stesso tipo di lettura con il secondo, de, de, del, il secondo dialogo tra Don Bosco e i ragazzi nel momento dell'inserimento in Valdocco, eventualmente in, <coughs> lo riprenderemo in partenza la prossima volta, e leggetevi anche il rapporto invece che Don Bosco ha con Besucco Francesco, che è totalmente diverso, avviene all'interno dell'ambiente di Valdocco. Ci sentiamo alla prossima puntata. <music> Eccoci giunti al terzo incontro, stavamo vedendo il tipo di rapporto che Don Bosco sa costruire con questi ragazzi, l'approccio educativo, la conversazione eh, educativa che instaura con questi ragazzi e le tecniche che mette in atto per conoscere il ragazzo, farlo parlare di sé, creare la comunicazione, la fiducia, l'intesa con il ragazzo e creare l'attesa, la disponibilità. Continuiamo su questa linea perché è interessante e ci può anche aprire poi ai contenuti. Intanto noi abbiamo, per sintetizzare, un'accoglienza cordialissima del giovane da parte di Don Bosco, una generosissima disponibilità nei confronti dei bisogni del giovane, Don Bosco se ne fa carico in modo cordiale e, e, e questa capacità di creare un canale comunicativo di carattere affettivo, dove eh, lo scambio è immediato. L'approccio è informale, l'approccio è empatico e colloquiale. Don Bosco si mette sul piano dell'interlocutore, intesse un dialogo molto sereno, familiare, verbale, non verbale, mi sarebbe piaciuto poterlo vedere in, in visione diretta come Don Bosco, non possiamo farlo questo, anche se abbiamo delle testimonianze di come ci guardava Don Bosco, come ci parlava Don Bosco. Comunque questo dialogo verbale, non verbale, sereno, familiare, che permette al ragazzo di esprimere pienamente se stesso e anche di, come dire, eh, mettere in luce i suoi sogni, i suoi desideri, le sue fragilità, le sue povertà. Così Don Bosco da una parte raccoglie informazioni di prima mano sulla personalità del ragazzo, sulla sua esperienza, dall'altra individua le attese del ragazzo e poi così può rispondere in modo adeguato a queste attese, come dire, mettendosi a disposizione del ragazzo. Questo, mettersi generosamente a disposizione del ragazzo, è colto dal ragazzo in modo... Eh, ha un impatto fortissimo sul, 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 sul ragazzo, lo stupisce perché coglie qualcosa di grande, di generoso, di, di gratuito. Allora vediamo il secondo incontro tra Don Bosco e questi ragazzi, l'incontro che avviene a Valdocco. La vita di Domenico Savio, capitolo ottavo, viene all'oratorio di San Francesco di Sales. Venuto nella casa dell'oratorio, si recò in mia camera per darsi, come egli diceva, interamente nelle mani dei suoi superiori. Vedete eh, l'atteggiamento di affidamento tipico di Domenico che ha quel livello spirituale di cui si è sentito Don Bosco, eh, si è sentito parlare Don Bosco, raccontare Don Bosco, questo affidamento arriva al punto di mettersi nelle mani. Sono qui fa di me quello che vuoi, c'è un totale affidamento. Il suo sguardo, siamo nella camera di Don Bosco. Il suo sguardo si portò subito su un cartello sopra cui a grossi caratteri sono scritte le seguenti parole che soleva ripetere San Francesco di Sales, dami i animas, cetera tolle. Fecesi a leggerle attentamente, è un ragazzino che va a studiare latino, quindi vede un cartello scritto in latino, qualcosetta ha imparato al paese, cerca di capire. Io desiderava che ne capisse il significato, perciò l'invitai, anzi l'aiutai, a tradurle e a cavar questo senso, signore» datemi anime e prendetevi tutte le altre cose. Egli pensò un momento e poi soggiunse, ho capito, qui non avvi, non c'è negozio di denaro, commercio di denaro, ma negozio di anime, ho capito, spero che l'anima mia farà parte di questo commercio. E qui vedete che Don Bosco coglie tutto tutti gli elementi che, che possa utilizzare per fare un discorso educativo e formativo. Quindi vede il ragazzo attento al cartello, ne spiega il significato per presentargli qual è lo scopo ultimo per cui lui si prende cura dei giovani in Valdocco, la salvezza dell'anima. E Domenico, che si affida totalmente nelle mani di Don Bosco. Il suo tenore di vita per qualche tempo fu tutto ordinario, né altro in esso ammiravasi se non un'esatta osservanza delle regole della casa. Si applicò con impegno allo studio, attendeva con ardore ai suoi doveri, ascoltava con delizia le prediche. Aveva radicato nel cuore che la parola di Dio è la guida dell'uomo per la strada del cielo. Quindi, ogni massima udita in una predica era per lui un ricordo invariabile, più non dimenticava. Ogni discorso morale, ogni catechismo, ogni predica, quantunque prolungata, era sempre per lui una delizia. E così descrive l'inserimento fervido, aperto, dinamico, interessato di un ragazzo che ha un alto livello spirituale nell'ambiente molto propositivo e molto ricco di Valdocco. Vediamo invece l'approccio a Michele Magone, il secondo incontro con Michele Magone, pagina 117-118 di questa edizione. Il non aver potuto conoscere il nome del prete, l'abbiamo visto prima nell'altro incontro, fa sì che Magone corra subito dal viceparroco per sapere chi è questo prete. Il viceparroco scrive la lettera che abbiamo letto e Don Bosco dopo questa lettera scrive, dietro queste informazioni ho deciso di riceverlo tra i giovani di questa casa per destinarlo allo studio o a un'arte meccanica o a imparare un mestiere. Ricevuta la lettera di accettazione il nostro candidato era impaziente di venire a Torino. Pensava sì egli di godere le delizie del paradiso terrestre e diventare il padrone dei danari di tutta questa capitale. Pochi giorni dopo me lo vedo comparire avanti. Eccomi, disse correndomi incontro, eccomi, io sono quel magone Michele che avete incontrato alla stazione della ferrovia di Carmagnola. Vedete che, che come attraverso il racconto Don Bosco riesce a restituirci anche il carattere del ragazzo. Questa personalità e poi l'entusiasmo di un ragazzo povero, orfano di padre, che da una cittadina di provincia arriva alla capitale con la possibilità di studiare e imparare un mestiere. Si spalanca un orizzonte a questo ragazzo di strada. E Don Bosco con simpatia ce lo presenta. Sentite come risponde, so tutto mio caro, sei venuto di buona volontà? Don Bosco ha un leader di fronte, quindi lo sfida, tra gli fa capire so tutto, so tutto vuol dire il parroco mi ha scritto qui, sintetizza naturalmente nel racconto. Il vice parroco mi ha scritto mi ha detto: Ma sei venuto di buona volontà? Sì, sì, la buona volontà non mi manca. Ecco il carattere del ragazzo. Si prende un impegno. Se hai buona volontà, io ti raccomando di non mettermi sotto sopra tutta la casa. O oh, state pure tranquillo che non vi darò dispiacere. Per il passato mi sono regolato male. Per l'avvenire non voglio più che sia così, due miei compagni sono già in prigione, io. Sta di buon animo, sentite, state tranquillo che non vi darò dispiacere. Qui c'è una tesi di Don Bosco. Don Bosco lo ripeterà più volte. Quando un ragazzo sa di essere amato da un educatore, sia esso un genitore, un maestro, un prete, eccetera, quando un ragazzo sa di essere amato, sa di essere amato, non farà nulla che possa dispiacere alla persona dalla quale si sente amato amato, anche il ragazzo più dis disastroso, anche il più disturbato. E questo è importante, ecco perché Don Bosco insiste molto sulla chiave dell'amore educativo, come chiave di volta del suo sistema. Fare in modo che i ragazzi capiscano da segni concreti di essere amati e lui l'ha capito. Allora Don Bosco tronca questo discorso di di Magone che sì, i due miei compagni sono già in prigione io sta di buon animo, dimmi soltanto se ami meglio, se preferisci, studiare o intraprendere un mestiere. Sono disposto di fare come volete, se però mi lasciate la scelta preferirei di studiare. Allora Domosco cerca di capire perché, perché le motivazioni sono importanti. Perché vuol studiare? Posto che ti metta allo studio, che cosa ti sembra di avere in animo di fare terminate le tue classi. Eh, se un birbante disse e poi chinò il capo ridendo. Continua pure, che cosa vuoi dire se un birbante? Se un birbante potesse diventare abbastanza buono per ancora farsi prete, io mi farei volentieri prete. Sentite la risposta. Vedremo dunque che cosa saprà fare un birbante. Ti metterò allo studio. In quanto poi al farti prete o altro, ciò dipenderà dal tuo progresso nello studio, dalla tua condotta morale e dai segni che darai di essere chiamato allo Stato ecclesiastico. Don Bosco è chiaro e generoso, eh? rischia, lo mette a studiare, ma sa che il ragazzo è capace, lo mette allo studio. Tra l'altro, ripeto, li manteneva gratuitamente questi ragazzi, quindi doveva cercare i fondi per mantenere questi ragazzi. Era sempre in giro a elemosinare per questi ragazzi. Risposta di Magone: Se gli sforzi di una buona volontà potranno riuscire a qualche cosa, io vi assicuro che non avrete ad essere malcontento di me. Promessa. Sentite come viene inserito. Per prima cosa gli venne assegnato un compagno che a lui facesse da angelo custode. È consuetudine di questa casa che, quando si riceva qualche giovanetto di moralità sospetta o non abbastanza conosciuta, si affidi ad un giovane dei più anziani della casa e di moralità assicurata affinché lo assista. Lo corregga secondo il bisogno fino a tanto che si possa senza pericolo ammettere con gli altri compagni. Senza che Magone lo sapesse nel modo più accorto. Più caritatevole, quel compagno non lo perdeva mai di vista. Lo accompagnava nella scuola, nello studio, nella ricreazione. Scherzava con lui, giocava con lui. Ma ad ogni momento bisognava che gli dicesse: Non fare questo discorso che è cattivo, non dire quella parola, non nominare il santo nome di Dio invano. Ed egli, sebbene spesso gli apparisse l'impazienza sul volto, non altro diceva che bravo, hai fatto bene di avvisarmi, tu sei proprio un buon compagno. Se per il passato avessi avuto te per compagno, non avrei contratte queste pessime abitudini che adesso non posso più abbandonare. Nei primi giorni egli non provava gusto quasi in nessuna cosa dalla ricreazione in fuori, cantare, gridare, correre, saltare, schiamazzare erano gli oggetti che appagavano l'indole sua focosa e vivace. Quando però il compagno gli diceva: "Magone, il campanello ci invita allo studio, alla scuola, alla preghiera o simili, dava ancora un compassionevole sguardo ai Trastulli e poi senza opporre difficoltà andava se ne dove il dovere lo chiamava. Ci sembra proprio di vederlo questa ragazza che ha tutto il cuore nella ricreazione, poi va perché si è, si è impegnato, ma guardando questi giochi che doveva lasciare. Ma un bel momento di vederlo era quando il campanello dava il segno del fine di qualche dovere, a cui teneva dietro la ricreazione. Sembrava che uscisse dalla bocca di un cannone, volava in tutti gli angoli del cortile, ogni trastullo ove fosse stata impiegata destrezza corporale, formava la sua delizia. Il gioco che noi chiamiamo Barra Rotta era a lui prediletto e in esso era celeberrimo. E mescolando così la ricreazione agli altri doveri scolastici, egli trovava assai dolce il novello tenore di vita. È interessante perché qui abbiamo da una parte. Il secondo incontro è tutte le tecniche che Don Bosco utilizza per capire meglio il ragazzo per motivarlo, una specie di contratto educativo, il ragazzo si impegna e poi l'inserimento intelligente. Questi tipi di ragazzi hanno bisogno di un amico che gli si metta accanto nell'ambiente di Valdocco. E questo amico no, non era ufficialmente assegnato, il ragazzo non sapeva ecco ti do il tutor, no. Don Bosco si metteva d'accordo con uno di questi ragazzi che poi sappiamo erano i membri della Compagnia dell'Immacolata fondata Due anni prima, tre anni prima da Domenico Savio, e affidava a questi ragazzi migliori qualche compagno da accompagnare, da guidare. Sentite invece l'incontro, tengo d'occhio l'orologio perché devo stare entro i tempi prescritti: l'incontro con Besucco Francesco. Ci troviamo al capitolo eh, 16. Besucco arriva a Valdocco, Don Bosco non l'ha ancora visto, non c'è stato un incontro, siamo nel 1860 e Don Bosco è molto fuori Valdocco, ormai ci sono i suoi collaboratori, le cose sono state trattate via lettera tra Don Bosco e il parroco. Il papà accompagna Besucco a Torino. Egli aveva già passato alcuni giorni nell'oratorio, io non l'avevo ancora veduto, né altro sapevo di lui se non quel tanto che l'arciprete Pepino per lettera mi aveva comunicato. Un giorno io facevo ricreazione in mezzo ai giovani di questa casa quando vidi uno. Vestito quasi a foggia di Montanaro, di mediocre corporatura, di aspetto rozzo, col volto lentigginoso. Egli stava con gli occhi spalancati, a guardare, a rimirare i suoi compagni a trastullarsi. Come il suo sguardo si incontrò col mio, fece un rispettoso sorriso, portandosi verso di me. Chi sei tu? gli dissi, sorridendo. Io sono Besucco Francesco dell'Argentera. Quanti anni hai? Ho presto 14 anni. Sei venuto tra noi per studiare o per imparare un mestiere? Oh, io desidero tanto di studiare. Che scuola hai già fatto? Ho fatto le scuole elementari al mio paese. Con quale intenzione tu vorresti continuare gli studi e non intraprendere un mestiere? Ah, il mio vivo desiderio, il mio gran desiderio sia poter abbracciare lo Stato ecclesiastico. Chi ti ha dato questo consiglio? Ho sempre avuto questo nel cuore, ho sempre pregato il Signore che mi aiutasse per appagare questa mia volontà. Ma hai già domandato consiglio a qualcuno? Sì. Ne ho parlato più volte col mio padrino, sì col mio padrino, ci ho detto, apparve tutto commosso, cominciavano a spuntargli sugli occhi le lacrime, chi è tuo padrino? Mio padrino è il mio prevosto, l'arciprete dell'Argentera che mi vuole tanto bene. Egli mi ha insegnato il catechismo, mi ha fatto scuola, mi ha vestito, mi ha mantenuto. È tanto buono, mi ha, mi ha fatto tanti benefici. E dopo di avermi fatto scuola quasi due anni mi ha raccomandato a lei affinché mi ricevesse nell'oratorio. Quanto è buono il mio padrino, quanto mi vuol bene. Ciò detto, si posa di nuovo a piangere. Qui c'è già una crisi. Ed è la crisi di trapianto, di nostalgia di un montanaro che si trova in un ambiente completamente, radicalmente diverso dal punto di vista culturale, dei ritmi di vita, in mezzo a centinaia di ragazzi. Era lì, perso. E qui è la nostalgia di casa. E allora, Don Bosco eh, dice questa sensibilità ai benefici ricevuti. Fa la diagnosi. Questo affetto al suo benefattore fece mi concepire una buona idea dell'indole e delle, eh, dell scusate, della bontà di cuore di, del giovanetto. Allora richiamai anche alla memoria le belle raccomandazioni che di lui erano state fatte. Dal suo parroco e dissi subito tra me questo: Giovanetto, mediante cultura, farà eccellente riuscita nella sua morale ed educazione, perché è provato dall'esperienza che la gratitudine nei fanciulli per lo più è presagio di un felice avvenire. Al contrario, coloro che dimenticano. Queste sono annotazioni pedagogiche, interessantissime, perché mettono in luce una certa riflessione di Don Bosco. Per cui Don Bosco, dopo aver fatto questo ragionamento, si rivolge a Francesco: Sono molto contento che tu porti grande affetto a tuo padrino. Ma non voglio che ti affanni, amalo nel Signore, prega per Lui e se vuol fargli cosa veramente grata, procura di tenere tale condotta che io possa mandargli buone notizie, oppure possa essere Egli soddisfatto del tuo profitto e della tua condotta venendo a Torino a trovarti. Intanto va con i tuoi compagni a fare ricreazione. Asciugandosi le lacrime mi salutò con affettuoso sorriso, quindi andò a prendere parte ai trastulli con i suoi compagni. Don Bosco sentite che già nella narrazione, nel dialogo e poi in questa conclusione si adatta allo stile, al carattere, alla personalità semplice, alla, alla, alla umiltà di questo ragazzo, anche nel tono di voce. Fa la, gli stessi procedimenti, la diagnosi, la prognosi per, verso che cosa è proiettato questo ragazzo e, e poi cerca di, fare, di pensare bene che, il tipo che è. Lo consiglia, lo corregge, lo semplifica i problemi. Veniamo invece ad esaminare adesso la crisi di questi ragazzi. Tutti e tre hanno una crisi. Naturalmente, la crisi, cioè il momento critico, è diverso. Quello di Besucco l'abbiamo già intravisto. È una crisi di trapianto in un ambiente culturale, umano, sociale completamente radicalmente diverso da quello arcaico del paesello di, di montagna. Ma la crisi di Domenico e quella di Magone sono molto più significative perché sono crisi connotate in modo molto forte. Quella di Domenico è una crisi che potremmo chiamare mistica, spirituale. Quella di Magone è una crisi etica. Vediamo. E, la crisi di Savio la troviamo al capitolo 1, dunque adesso eh, chiedo sc scusa, eh, devo ritrovare le pagine per cogliere eh, il racconto. Pagina 61, la crisi di Domenico. Domenico si è inserito benissimo all'oratorio, lavora bene, fa bene il suo dovere, è zelante, è ardente, ha celebrato già la festa dell'Immacolata Concezione del 54 con questa consegna totale di sé a Dio attraverso la consacrazione a Maria e una ripresa delle promesse battesimali totalitaria, totalitaria. Don Bosco continua il racconto. Erano sei mesi da che il savio dimorava all'oratorio quando ivi fu fatta una predica sul modo facile di farsi santo. Il predicatore si fermò specialmente a sviluppare tre pensieri che fecero profonda impressione sull'animo di Domenico. Vale dire, è volontà di Dio che ci facciamo tutti santi e assai facile di riuscirvi, è un gran premio preparato in cielo a chi si fa santo. Questi sono i titoli delle tre te, dei tre temi sviluppati. L'animo di Domenico è particolarmente sensibile alle cose spirituali, è ormai maturo, per cui quella predica fatta a tutti per lui ha, in lui ha una risonanza fortissima. Quella predica, scrive Don Bosco, per Domenico fu come una scintilla che gli infiammò tutto il cuore di amor di Dio. Incendium amoris, dicevano gli autori medievali parlando degli, delle esperienze mistiche di amore di Dio. C'è un fuoco d'amore che ti entra dentro, il fuoco dello spirito. Tu non, eh, lo senti, lo subisci, non puoi farci niente. Un incendio di amor di Dio. Per qualche giorno non disse nulla, ma era meno allegro del solito. Non sa come gestire questa situazione interiore. Sicché se ne accorsero i compagni e me ne accorsi anch'io. E giudicando che ciò provenisse da novello incomodo di sanità, cioè da, da, dalla malattia, gli chiesi se pativa qualche male. Anzi mi rispose, patisco qualche bene. Che vorresti dire? Voglio dire che mi sento un desiderio e un bisogno di farmi santo. Io non pensavo di potermi far santo con tanta facilità, ma ora che ho capito potersi ciò effettuare anche stando allegro, io voglio assolutamente e ho assolutamente bisogno di farmi santo. Mi dica dunque come devo regolarmi per incominciare tale impresa. Mettiamoci nel contesto dell'Ottocento: grandi desideri, grandi tensioni, non soltanto in campo religioso, anche in campo civile. Morire per la patria, andare volontari a combattere per la patria, non per i soldi. Grandi desideri, grandi ardori, grandi passioni, grandi virtù. E quindi siamo in quel contesto culturale. Domenico si sente chiamare alla santità e sente questo fuoco che lo brucia di dentro. Non dice soltanto voglio, ma non posso fare diversamente, ho assolutamente bisogno di farmi santo. Come si comporta Don Bosco in questa crisi? Io lo dai il proposito, ma lo esortai a non inquietarsi perché nelle commozioni dell'animo non si conosce la voce del Signore. Anzi, gli dissi che io voleva per prima cosa una costante moderata allegria. E consigliandola ad essere perseverante nell'adempimento dei suoi doveri di pietà e di studio, gli raccomandai che non mancasse mai di prendere parte alla ricreazione con i suoi compagni. Guardate come lavora Don Bosco di fronte a un fattore mistico, credo che fosse la prima volta che si trovava con un ragazzo di tale livello. Cosa fa? Questo tende ad, ad, ad isolarsi, ad andare in chiesa perché è un'esperienza interiore profondissima. Lo ributta sulla vita, sulla ricreazione coi compagni, sui doveri di studio, di pietà. Lo ributta sul quotidiano. Lì devi vivere la tua tensione mistica. È interessante perché è un tratto caratteristico di Don Bosco. Nella vita di ogni giorno. Un giorno gli dissi di volergli fare un regalo di suo gusto, ma essere mio volere che la scelta fosse fatta da lui. Il regalo che domando prontamente, gli soggiunse: Che mi faccia santo. Io mi voglio dare tutto al Signore, per sempre al Signore, e sento un bisogno di farmi santo. E se non mi fo santo, io fo niente. E Dio mi vuole santo, io debbo farmi tale. E poi riporta altri tre casi per far capire, sempre su questa linea qui, che questo desiderio non è un fuoco di paglia, ma un'esperienza interiore profondissima e determinante. Poniamoci in quella dimensione di totalità tipica dell'Ottocento, che comunque esprime un modo di essere cristiano totalitario: Dio al centro della propria vita, come valore assoluto e darsi totalmente a Lui. Guardiamo invece la crisi di Magone, la crisi di Magone, è, certo, è tutt'altra. Il nostro Michele era da un mese nell'oratorio e di ogni parte preoccupazione e di ogni occupazione si serviva come mezzo per far passare il tempo. Egli era felice purché av avesse avuto campo a fare salti, a stare allegro, senza riflettere che la vera contentezza deve partire dalla pace del cuore, dalla tranquillità di coscienza. Quando all'improvviso cominciò a scemare, a venir meno, quell'ansietà di trastullarsi. Appariva alquanto pensieroso, ne più prendeva parte ai trastulli se non invitato. Il compagno che gli faceva da custode se ne accorse e cogliendo nell'occasione un giorno gli parlò così. Stesso modo con cui Don Bosco parla a Domenico Savio. Dunque, un mese all'oratorio. Cosa sta capitando? Sentirete il racconto, ve lo anticipo. La familiarità con questo amico, la conoscenza del livello, della qualità dei compagni, lo aiutano a prendere coscienza del suo livello. Si accorge che i compagni vivono ad un livello etico, morale, intellettuale, umano altissimo, eppure simpatico. E lui invece non è lì, lui è altrove, lui è misero, ha un senso di colpa, la sua storia passata è una storia di strada, così. Quindi va in crisi. E poi è un adolescente, è un tipico, un tipico esempio di crisi adolescenziale. Sentite cosa dice il compagno. Mio caro Magone, da qualche giorno non vedo più nel tuo volto la solita giovialità, sei forse male in salute? Oh, boy io di salute sto benissimo. E qui viene fuori il carattere. Mentre Domenico Savo dice no, patisco qualche bene, lui reagisce, non vuole farsi compiangere. Ma da che cosa deriva questa tua malinconia? Eh, questa malinconia deriva dal vedere i miei compagni a prendere parte alle pratiche di pietà, a quel vederli allegri, pregare, accostarsi alla confessione e alla comunione, mi cagiona continua tristezza. Ma non capisco come la devozione degli altri possa esserti oggetto di malinconia. E la ragione è facile a capirsi. I miei compagni che sono già buoni praticano la religione e si fanno ancora più buoni. E io che sono un birbante non posso prendervi parte. E questo mi cagiona grave rimorso e grande inquietudine. E da un mese all'oratorio nessuno nell'oratorio obbliga i ragazzi alle pratiche di pietà. C'è una grande libertà. Quindi questo ragazzo non si è confessato, non si è comunicato, però coglie il livello dei compagni e si accorge che quelli sono veramente felici. Lui è solo rumorosamente allegro, ma non ha pace del cuore. un eh, ragazzo che sei, gli dice l'amico: se ti cagiona invidia la felicità dei compagni, chi ti impedisce di seguirne l'esempio? Se hai rimorsi sulla coscienza, non puoi forse levarteli? Eh, levarteli, levarteli, presto detto. Ma se tu fossi dei miei panni, diresti anche che. Ciò detto, crollando il capo in segno di rabbia e di commozione, fuggì in sacrestia, l'unico posto tranquillo di quel, bol, di quel caos che era Valdoco in quel periodo: tantissima gente. Il suo amico lo seguì e come lo raggiunse, mio caro Magone, gli disse: Perché mi fuggi? Dimmi le tue pene, chissà che io non sappia suggerirti il modo di sollevarle. Tu hai ragione, ma io mi trovo in un pasticcio. Qualunque pasticcio tu abbia, c'è modo di aggiustarlo. Come mai potrò darmi pace se mi sembra di avere mille demoni in corpo? Non affannarti, vai dal confessore, aprigli lo stato della tua coscienza e gli ti darà tutti i consigli che ti saranno necessari quando noi abbiamo dei fastidi. Facciamo sempre così, perciò siamo allegri. Eh, questo va bene, ma... ma Intanto si mise a piangere, passarono ancora alcuni giorni, la malinconia giungeva alla tristezza, il trastullarsi tornava gli di peso, il riso non appariva più sulle sue labbra, spesso mentre i compagni erano corpo e anima in ricreazione, egli si ritirava in qualche angolo a pensare, a riflettere e talvolta a piangere. Io tenevo dietro a quanto accadeva di lui. Guarda che Don Bosco non interviene, lascia che la pera maturi sull'albero. Un Bogo sta dietro a questa situazione. Quando ritiene giunto il momento, in un modo adatto al carattere di Magone interviene. Sentite, lo fa in modo interessante. Per cui un giorno lo mandai a chiamare e gli parlai così. Caro Magone avrei bisogno che tu mi facessi un piacere, ma non vorrei un rifiuto. Non dice stai male, no. Sentite la risposta. Dite pure, rispose arditamente. Dite pure, sono disposto a fare qualunque cosa mi comandiate. Gioca sul carattere del ragazzo e sulla sua generosità. A questo punto il, il ragazzo si è espresso e Don Bosco lo prende in contropiede. Io avrei bisogno che tu mi lasciassi un momento padrone del tuo cuore e mi manifestassi la cagione di quella malinconia che da alcuni giorni ti va travagliando. Eh, sì, sì, è vero quanto mi dite, ma. Ma io sono disperato, non so come fare. Proferite queste parole, diede in un dirotto pianto. Lo lasciai sfogare alquanto. Quindi, a modo di scherzo, gli dissi, come? Tu sei quel generale Michele Magone, capo di tutta la banda di Carmagnola? Che generale tu sei? Non, non gli dice perché piangi, perché l'avrebbe offeso a morte. No, Don Bosco è delicatissimo. Che generale tu sei? Non sei più in grado di esprimere con le parole quanto ti duole nell'animo? Vorrei farlo, ma non so come cominciare, non so esprimersi. Dimmi una sola parola. Il rimanente lo dirò io. Ho la coscienza imbrogliata. Questo mi basta. Ho capito tutto. Avevo bisogno che tu mi dicessi questa parola finché io potessi dirti il resto. Don Bosco semplifica tutto cerca di, di fronte a questo caos, a questa tempesta interiore, a questa confusione, Don Bosco semplifica, lo farà anche con Bisucchi in un altro modo, semplifica e gli indica come fare, vai dal confessore, digli, guarda, ho, ho cose del passato da mettere a posto, il confessore poi ti aiuterà, a te basterà dire sì o no, non preoccuparti, e lo lascia andare, e Magone passò, non gli risolve il problema subito, qui sta la bravura di Don Bosco, l'educatore, genitore, prete, eh, animatore, non deve risolvere i problemi al posto del ragazzo, deve solo semplificare le cose in modo che il ragazzo faccia lui e lo lascia fare, deve maturare dentro, deve prendere in mano lui la sua vita, il timone della sua vita. Magone passò quel giorno nel prepararsi a fare l'esame di coscienza, ma tanto gli stava a cuore di aggiustare le partite dell'anima che la sera non volle andarsi a coricare senza prima confessarsi. Il signore gli diceva: mi aspetto molto questo è certo, che poi mi voglia ancora aspettare fino a domani è incerto. Dunque se questa sera posso confessarmi, non debbo più oltre differire e poi è tempo di romperla col demonio. Fece pertanto la sua confessione con grande commozione, la interruppe più volte per dar corso alle lacrime, insomma, è un evento fortissimo dal punto di vista emotivo. È tempo di romperla col demonio. Dunque c'è il senso di colpa, c'è il bisogno di mettersi a posto in coscienza, ma c'è soprattutto questa visione. Conversione, basta. È un'assunzione del battesimo. Rinuncia a Satana, credere in Dio, amare Dio sopra ogni cosa. Qui c'è un passaggio di conversione. Poi la vita di Magone cambia radicalmente. Rimane vivacissimo, l'indole sua focosa, la sua fervida immaginazione, il suo cuore pieno di affetti lo portavano naturalmente ad essere vivace e a primo aspetto dissipato. Peraltro a tempo debito egli sapeva contenersi e comandare a se stesso. La ricreazione, come si è detto, la faceva compiuta, tutti i lati dell'ampio cortile di questa casa in pochi minuti erano battuti dai piedi del nostro magone, ne eravi trastullo in cui egli non primeggiasse, ma dato il segno dello studio, della scuola, del riposo, della mensa, della chiesa, egli interrompeva ogni cosa e correva a compiere i suoi doveri. Era meraviglioso vedere colui che era l'anima della ricreazione, teneva tutti in movimento come se fosse portato da una macchina a trovarsi per primo in quei luoghi ove il dovere lo richiamava. E qui c'è una trasfigurazione reale, totale, che rimane se stesso, ma si motiva su tutta la linea. Prima il gioco era lì, stava il suo cuore, e i doveri sopportati. Ora ama il gioco, ama i doveri, è motivato da una visione superiore, ha fatto un passo interno, c'è una trasfigurazione interiore, una risignificazione interiore a livello spirituale, intellettuale, di quello che sta facendo, di dove vuole arrivare. È un uomo nuovo, c'è uno stile di vita completamente nuovo e Don Bosco lo descrive in modo stupendo. Non so adesso quanto tempo ci resta. Ecco, siamo arrivati ai 30 minuti e io devo chiudere perché questo è il tempo che ci è stato lasciato. Vi invito a continuare questa lettura, sia vedendo i rapporti tra Don Bosco e questi giovani, sia vedendo anche la proposta formativa che Don Bosco fa a questi giovani attraverso quei capitoli tematici. Sintetizzo soltanto per quanto riguarda il Besucco, che è una figura singolare. Besucco ha questa crisi di nostalgia, dopo qualche giorno torna a Don Bosco tutto pesto, Don Bosco gli dice... Tre cose soltanto, e tutto andrà bene: allegria, studio e pietà. E in questa semplificazione, Don Bosco dà l'essenza di uno stile di vita che il ragazzo capisce perfettamente. E quindi, come dire, Don Bosco riesce a interagire, a proporre dei cammini, eh, a indicare dei percorsi, a indicare dei valori. Il Domenico Savio suggerirà l'apostolato tra i compagni e così via. E che, che a un certo punto portano questi ragazzi a vivere in pienezza la loro stagione giovanile nel momento in cui elaborano la loro personalità adolescenziale, diventano uomini, concentrandosi sui valori che contano e, come dire, polarizzandosi su questi valori nella costruzione del loro rapporto con Dio, col mondo, con gli altri e qui trovare la loro perfezione, li ributta sulla vita dando un significato nuovo a queste cose. Sono testi interessantissimi e ricchissimi. Vi auguro in quest'anno una buona lettura, una buona meditazione e soprattutto una buona condivisione tra di voi educatori educatrici salesiane e salesiane su questi testi per riscoprire la fecondità e per ritradurli nel contesto concreto nel quale noi oggi ci troviamo a lavorare con i giovani di oggi.